La CNA è coinvolta in questo PITER su due temi fondamentali che sono innovazione e resilienza. In che modo, quali azioni immaginate di fare e come si integrano? Ma le due azioni credo si integrano fortemente. Noi abbiamo bisogno di sviluppare una resilienza del territorio di fronte a catastrofi naturali e quindi fare in modo che le imprese, che sono tantissime le microimprese, vere sentinelle del territorio, possano essere dei soggetti attivi in un rapporto con le comunità locali, in modo particolare con i comuni, all'interno di un piano di emergenza. E qui bisogna creare cultura imprenditoriale. Agiremo con delle azioni, con convegni, workshop e momenti di incontro per definire alla fine cosa che le imprese non devono vedere, perché un po' questo rischio io l'ho colto, un elemento di burocrazia in più. Quando noi diciamo bisogna fare un DVR diverso da quello attuale, un DVR che oltre ai rischi interni all'azienda porta anche gli elementi dei rischi a cui l'azienda è sottoposta per eventi di carattere catastrofico naturali.